direttore artistico di questa manifestazione, sta girando un po' per i comuni più interessanti dell'isola e ha scelto anche Palazzolo, di questo lo ringrazio per questa sensibilità che ho avuto per il nostro paese. Io avevo detto che la difficoltà di avere pubblico quando si fa qualcosa che va qualcosa di qualità, per cui sostanzialmente ce lo aspettavamo. Speriamo che nel corso della serata intervengano altre persone che mi hanno detto che sono interessate di cortometraggi e che spero che possano intervenire. Io nel frattempo ringrazio Peppe Manno per aver messo su questa manifestazione, ringrazio il regista Vito Cardaci che è voluto intervenire e porta questa sera un'opera che è l'albero di Giuda. Noi non siamo nuovi a manifestazioni di questo genere, però il contesto è nuovo perché in genere le facciamo a centro estate in piazza. In effetti di farlo come preserale al comune è un esperimento anche per noi, per cui ci stiamo mettendo in gioco anche noi con questa manifestazione. Speriamo che gli esiti siano positivi e che si possa trascorrere quantomeno una bella serata e che il confronto sia utile per tutti. Grazie. Grazie a voi, grazie alla partecipazione. Del resto diciamo le iniziative legate alle presentazioni dei libri, alle presentazioni dei film hanno sempre questa nota così aggiuntiva, nel senso che non, il messaggio non viene raccolto, più che altro perché non c'è con questo passaparola o quantomeno si è comodamente così rilassati a casa nelle poltrone a guardare la televisione. Ma la vera differenza fra la televisione e il cinema, lo dico tante volte, non mi stanco di dirlo, è che il cinema sicuramente è un'arte, la televisione invece resta un mobile. E allora la televisione ci permette sicuramente di ascoltare i messaggi politici, mass media in generale, di tutte le istituzioni, però in realtà si va al cinema e si ci prepara per andare al cinema, cioè dire si prepara, si ci veste, si sistema con la giacca, si dà appuntamento con gli amici, si commenta un film, per questo il film parla alla gente, perché a sua volta la gente parla quindi del cinema, del film, fra di loro, e questo interagire sicuramente aiuta il cinema. Perché questa necessità di rappresentare, di vedere delle cose interessanti che altrimenti generalmente il format televisivo non ci fa vedere? Perché la televisione ci rimpiazza i programmi dei pacchi vostri, dei pacchi nostri, e io mi devo prendere la briga di capire se quella ha vinto 50.000 euro o meno. In realtà, dico, perché non si vede un bel film? E in Italia ne abbiamo di bei film, film che sono sostenuti dal Ministero della Cultura perché sono ritenuti di interesse culturale. Noi vogliamo vedere quelli, ma non a luna di notte, li vogliamo vedere alle 9 di sera, prima serata, senza pubblicità. La grande bellezza che hanno fatto al Canale 5, l'hanno intervallata con tante segmenti pubblicitari, non funziona questo discorso. Allora, una volta, cari amici, c'erano i cineforum, le associazioni, proponevano queste cose. Questi film, che sono di genere, cioè dire, sono, indicano un po' un livello anche di coscienza sociale, è una presa d'atto di una situazione che altrimenti non si conosce. Il film di stasera, della presenza che abbiamo qua di Vito Cardaci, che ha vinto il Festival di Bari, e sarà il secondo lavoro perché c'è stata una rivoluzione, un cambiamento nella scaletta, è un film che praticamente altrimenti tanta gente non riesce a coglierlo, a vederlo, la televisione non lo fa vedere, nei festival non passa per determinati motivi, adesso poi sarà il regista a raccontarvi altre cose. E quindi ecco che c'è la necessità di farlo veicolare. Ma veicolare dove? Ma anche nelle scuole, perché un progetto interessante è anche un progetto che si fa nelle scuole. Pensate che ormai il documentario racconta la storia nostra, i documentari raccontano la storia del paese. C'è una riscoperta, una cosa incredibile. Sono stati premiati tanti lavori, il Festival di Torino, il Festival di Roma, e anche con i Nastri d'Argento, che
è una riconoscenza che il Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici accoglie nelle mani di queste persone, che vanno a valorizzare la storia proprio del documentario. Uno di questi, per esempio, è Quando c'era Berlinguer di Walter Veltroni, è stato riconosciuto e è stato premiato. Felice lì è diverso di Gianni Amelio, è stato premiato pure. La nostra siciliana Costanza Quadriglio, che è stata premiata con Terra Matta. Sapete la storia di questo signore semi-analfabeta di Chiara Montecuffi, che ha scritto questo libro che vi consiglio di tenere sul comodino, che è questo pezzo di Novecento che racconta insieme all'analfabeta che ha scritto questa storia incredibile, e lei coraggiosamente, la regista, ha fatto questo film. Queste sono le cose che bisogna vedere, certamente non solo queste, perché ha bisogno l'uomo anche di divertirsi, di vedere la commedia, però ha bisogno sicuramente anche di emozionarsi. E allora il cinema, quando il regista riesce a cogliere, a intrattenere lo spettatore nella serie, a emozionarlo dal primo fotogramma fino all'ultimo, allora sicuramente la persona si sente responsabile e diretta del progetto che vuole comunicare lo stesso regista. E questa è stata l'intenzione. Allora in questo modo siamo partiti con questo progetto che l'anno scorso da Catenanuova, io sono da Agira, della provincia di Enna, e quindi ho girato un po' su Enna, Val Guarnera, Villa Rosa e poi un po' quasi tutti i comuni della provincia di Enna, finendo ancora su Caltanissetta al Museo Regionale, a Ganci, a Zafferana, a Nicolosi, Castel di Udica, insomma da tantissime parti. E stasera sono orgoglioso di essere a Palazzo da Grede, di averlo potuto visitare con il vice sindaco che ci ha fatto da Cicerone, questo paese fantastico, patrimonio dell'umanità, e sono felice che potete cogliere questi momenti anche dedicati al buon cinema. E allora partiamo col primo lavoro, e questo è un cortometraggio girato a Nicosia, quindi Nicosia è il paesino dove si parla questo linguaggio gallico-francese, difficilissimo anche da capire, realizzato con Milena Cucotic, che è la moglie di Nonno Libero di Rai 1, e Giorgio Colangeli. C'è la fotografia di Daniele Cipri, che è un grande regista siciliano, direttore di fotografia, molto interessante. Alcune scene sono pensate, girate alle 4 di notte nel comune, e questa è una dimostrazione, quando uno vuole rilanciare un territorio, che significa fare cinema, significa proprio questo qua. E allora è interessante, se vi dà una mano, va, è già il discreto messo da inserire, e questo significa proprio interagire. Quando trova un comune, un'azienda, una struttura che finanzia un progetto, perché il progetto di finanziare un cinema è un progetto che ritorna alla Sicilia, è terra fantastica di location per girare, però mancano proprio le strutture che danno la possibilità di finanziare il cinema, perché adesso col tax credit c'è la possibilità di recuperare, quindi le agevolazioni fiscali di averlo. E allora la Puglia, per esempio, è molto più avanti della Sicilia, perché i suoi progetti sono di natura, cioè investono 1 milione di euro e ne rientrano 5 milioni. In Sicilia invece le cose vanno finanziate dopo 3-4 anni, si perdono, poi alcune scene vanno girate in Puglia. Insomma, il lavoro è più laborioso. E allora partiamo con il primo lavoro, con questo qui. E buon film, grazie. È stato appunto il corto Tendenza Festival, migliore attrice protagonista, lei viene da Pucotic. È una storia che era partita proprio l'occasione del funerale, invece si rivela per lei, che era una violinista mancata. Scopre invece in una giornata diversa questo amore della sua vita, di questa persona così galante, di altri tempi direi, nobile, Giorgio Colangeli, che poi è un artista e un bravissimo attore anche lui. Questo è stato, diciamo, il cortometraggio che è stato selezionato, ed è selezionato in tanti festival italiani, è stato realizzato col contributo della gente, del luogo, di Nicosia, anche di Enna, quindi hanno fatto una lotteria, quindi hanno recuperato, ecco, perché il problema di molte volte è la realizzazione, quindi i fondi, naturalmente, come ogni cosa.
Invece il film di adesso è il film che è stato premiato col premio Deseta in un festival molto prestigioso. Pensate, per avere alcuni numeri, che il festival di Taormina conta 7.000 presenze, il festival di Bari ne conta 70.000 presenze, quindi è stato applaudito, accolto dalla critica, dal pubblico e da tutti. Nel 2014 ha vinto questo premio. È ancora più importante perché quest'anno nella sezione del festival non ci sono più la sezione dedicata, cioè, al documentario, quindi questo premio è ancora, vale ancora di più, e quindi vale veramente la pena poterlo vedere tutto, ed è sicuramente un film documentario che ci racconta un altro pezzo della nostra isola. Valvero di Giulio, il regista che è con noi, Vito Cardaci, di questo documentario, che sicuramente meriterebbe un pubblico molto più numeroso, ma ci ripromettiamo sicuramente l'estate di essere qua, di dedicarci per una serata, perché sicuramente l'estate ti presta di più a parlare. E il film, quello, le soddisfazioni che ti ha dato e le insoddisfazioni di trovare un pubblico che ancora invece è i giovani che se ne sono, tra virgolette, fregate il pacco ed erano sotto a applaudire la favolosa conquista Angela. Dico, che soddisfazione hai avuto nel suo tempo, che cosa è cambiato da allora e adesso nel tuo paese e nel territorio siciliano? Buonasera, grazie per l'ospitalità, io dico sempre pochi ma buoni, dico sempre a chi ci ospita di non preoccuparsi, non succede. Di non preoccuparsi, succede un po' dappertutto. Beppe mi diceva che cosa è cambiato, non è cambiato niente, le cose vanno peggio, nel senso che quando io vedo delle sale senza giovani, con tutta la buona volontà di qualsiasi amministratore, di qualsiasi posto che visitiamo, questo è il polso della situazione. Cioè i giovani non meritano assolutamente niente, non meritano questo tipo di eredità, perché è quella che gli spetta. Io lo dico sempre in maniera molto cattiva a volte, però è anche vero che se non si interessano a capire che cosa sta succedendo, che cosa è successo e che cosa continua a succedere, è ovvio che poi il futuro per loro mani si meritano quello che stanno costruendo, non è che studiano, vanno a scuola, vanno a la cosa faccia il tempo che trova, perché la scuola queste cose qui non vuole farle vedere. Le soddisfazioni, diciamo, che ho avuto con questo documentario è quello di vincere uno dei festival più prestigiosi d'Italia, l'unico festival che è riuscito a capire che cosa stavo raccontando, l'unico festival che ha avuto il coraggio di premiarlo con un premio, forse per un documentarista, il premio Vittorio Deseta, forse il massimo riconoscimento che si possa avere. Di contro poi mi sono scontrato chiaramente con la realtà di quello che avevo raccontato, perché questo cartone animato, così che io a volte lo definisco, dove i politici non c'è bisogno di raccontarli, si raccontano loro, le macchiette le fanno loro, non c'è bisogno nemmeno di calcare la mano, perché sarebbe come sparare sulla Croce Rossa, non lo vedere da solo. E poi questo documentario, proprio grazie al tema, grazie anche al modo, all'ironia sottile e cattiva, virgolette, di come è raccontato, è stato censurato in Sicilia, nel vero senso della parola. I festival non lo vogliono, i festival hanno detto a chiare lettere che questo è un documentario che noi non vogliamo, perché chiaramente la maggior parte dei festival o pseudo festival, vedi Taormina, vedi Savina, vedi Sole Luna, vedi Barzameni, sono tutti sovvenzionati dalla regione siciliana, perché poi almeno si fa per meglio, e comunque in ogni caso se non dai soldi alla regione non facciamo nulla. Di conseguenza non vogliono disturbare il manovratore e di conseguenza dicono che questo documentario non va bene per tanti aspetti, il linguaggio non ci piace, è molto televisivo, potresti anche mandarlo al report, già c'è il report, scusate, perdonatemi. Quindi voglio dire, che cosa rimane poi alla fine? Rimane il fatto che rimane un documento che dà e che traccia anche una cosa che penso trasparire benissimo un documentario: la colpa di noi siciliani nel non alzare la testa davanti a quello che succede.
è sotto gli occhi di tutti quello che è successo all'autostrada delle Palermo in questi giorni. Gode della politica che per 30 anni ha visto e qua Crisa Fulli, carissima persona, andrà forse a fare il sindaco di Enna. Non è cambiato nulla, gli altri occhi sono sempre lì. Tu fai la stata? Voglio dire, allora io non volevo essere, no, a me non mi interessava raccontare questo spaccato di politica, interessava raccontare le nostre responsabilità, perché se oggi ancora noi continuiamo a premiare questo pezzo non dire che non abbiamo imparato niente, quindi che cosa è cambiato? Non è cambiato nulla, non è gatto pardiano la cosa, il problema è vero, il problema è reale, e fin tanto che le sale rimarranno così buone, non sicuramente non per colpa vostra, ma per questo disinteresse che c'è, cioè queste cose qui, e i giovani non vedranno o preferiranno andare a vedersi anche la favolosa turista, questa è la realtà. Che devo dire? Siamo messi bene. Grazie. Volevo ringraziare il Rami per la presenza, volevo ringraziare il pubblico, poco ma buono, che ha resistito. E spero che ci sia un'occasione in estate, magari con circostanze che sono ancora più favorevoli. Facciamo la foto che vi seguo, la mettiamo così, facciamo una foto. Grazie ancora. Grazie a voi.